noi vi facciamo assaggiare. Io invito a farlo a chiunque di voi, anche chi non ha mai assaggiato il miele, provateci stamattina, perché non vi succede nulla di divertente. E vi abbiamo dato una scheda che è simile, diciamo un po' più, come dire, divertente nel vostro caso, che è simile a quella che utilizziamo noi quando veniamo chiamati a fare da giudici alle giurie che premiano i mieli. Così come si premia il risotto migliore a Como, ci stanno dei concorsi per premiare il miele, no? E quindi noi abbiamo delle schede, ne prendo una per farla vedere a tutti quanti. Noi abbiamo delle schede in cui dobbiamo dire come appare il colore, no? Per cui normalmente, vedi qua sopra, ci sono tutte le gradazioni, dal miele che può essere quasi trasparente e bianco come il foglio, al colore scurissimo. La consistenza, se è liquido o se è cristallizzato. Poi una volta che si assaggia si può dire se il cristallo in bocca è cremoso o granuloso. Quindi c'è una sottocategoria, diciamo, della cristallizzazione. E poi abbiamo la categoria del naso, per cui ci sono dei mieli che, tant'è che si parte sempre dal naso, che è molto importante. Prima lo si sente al naso il miele e si cerca di capire se ha un odore floreale, se ci ricorda qualcosa di bello, le caramelle, a volte sa di fieno, di cera. E chi di voi conosce un po' più da vicino l'alveare sa che si sente l'odore della cera, delle candele. Ci sono dei mieli che fanno di candela. Oppure invece ci sono dei mieli che puzzano. Ci sono dei mieli che puzzano. Per questo qui abbiamo messo il disegno del piede. Perché ci sono dei mieli che sono particolarmente fastidiosi al naso. E uno dice, ma come? Da casa. Poi però, nella seconda parte, potete dire invece che cosa sentite al sapore, e a volte quei mieli che sono cattivi al naso vi stupiranno incredibilmente, perché poi una volta che li assaggiate hanno invece di nuovo un sapore molto gradevole, e quindi a volte c'è questa grande differenza tra il naso e la bocca. E poi vabbè, vi invitiamo a metterci una faccina, insomma, quello che vi piace di più o di meno. E quindi cominciamo da il miele di acacia, che è il miele, come dire, più che si riconosce più facilmente, perché ha due caratteristiche che gli altri mieli difficilmente hanno. Resta a lungo liquido, cioè per tanto tempo l'acacia rimane allo stato liquido, perché la differenza la fanno, il miele è un alimento composto da tantissima acqua, proteine, vitamine, enzimi, sali naturali e poi due zuccheri in particolare, il glucosio e il fruttosio, che tra l'altro sono due zuccheri semplici, a differenza dello zucchero, quello che siete abituati a vedere che si usa per lo zucchero bianco, no? Ma anche lo zucchero di canna in realtà, è uno zucchero che tecnicamente si chiama saccarosio, che è uno zucchero composto, quindi poi l'organismo umano ci mette di più a digerirlo, no? a metabolizzarlo. Invece gli zuccheri che stanno nel miele sono zuccheri semplici, cosiddetti semplici. Tant'è che chi di voi fa atletica leggera o fa sport? Tantissimi, no? Se fate sport a livello agonistico, vi insegneranno prima delle gare a mangiare un cucchiaino di miele. Perché il miele produce immediatamente energia, perché questi zuccheri che possiede sono zuccheri semplici che il corpo immediatamente riesce a metabolizzare, e tutti gli atleti che partecipano alle Olimpiadi, i calciatori, le ginnaste, prima delle gare mangiano, i ciclisti, no? Pensate al Giro d'Italia che spesso passa di qua, mangiano un cucchiaino di miele perché diventa subito energia. Energia che vi permette di fare quell'attività sportiva in maniera molto veloce, no? A differenza di, diciamo, il rapporto è, diciamo, la differenza di quantità di questi due zuccheri, a seconda se c'è più glucosio o più fruttosio, il miele ha dei tempi diversi di cristallizzazione. Nel caso dell'acacia questo tempo è lunghissimo, per cui normalmente voi comprate un vasetto di miele di acacia,
tempo 2 settimane è finito, quindi, ma anche se lo comprate, lo mettete lì nel cassetto, per 6 mesi, 1 anno, quel miele lo vedrete sempre liquido, quindi è molto facile riconoscerlo, perché normalmente invece dopo 2 o 3 mesi gli altri mieli tendono a cristallizzare, quindi a diventare solidi e a prendere dei colori molto simili. Quindi per noi che facciamo da giurati dobbiamo superare il primo step del colore e dello stato liquido e solido per riconoscerli, perché potremmo confonderci, potremmo scambiare un miele per l'altro, quindi dobbiamo poi passare all'olfatto e al gusto. Quindi se vedete un miele chiarissimo, trasparente quasi quanto il cristallo e molto liquido, siete quasi sempre sicuri al 90% che sia acacia. Ed è il miele che più assomiglia all'idea che abbiamo di miele, ossia è dolce, sa di confetto, il confetto della prima comunione, no? quello con la mandorla. Quindi come facciamo? Ve lo facciamo girare, venite qua a gruppetti ad assaggiarlo, perché dovreste... Intanto decidete sulla vostra scheda dove mettere la crocetta per il colore e per... Noi abbiamo 2 diversi che sono robina e carota. Allora, scusate, avete ragione, no, perché là, il miele botanico del miele d'acacia è robinia, perché il fiore si chiama robinia, quindi dove leggete il miele di robinia è il miele di acacia ed è il primo miele che vi facciamo assaggiare. Quindi prima mettete la croce sul colore. Non avete la penna, allora...